Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco ed è un po' che non ci vediamo su questo canale perché ho avuto da fare, perché ho avuto l'esame di terza media, quindi sono stato occupato. Però oggi farò vedere, visto che ho due canali, uno l'ho caricato, si chiama Franci Gamer, vi lascerò il link in descrizione qua sotto. E oggi andremo a fare questo. È tipo è uno slime. Senza colla però. Cosa andremo a utilizzare? Ci servirà un contenitore dove io intanto sono andato già a fare questo. E la maizena oppure semplicissima fecola di patate, nient'altro. Ora ci spostiamo un attimo sui fornelli. Eccoci qua sui fornelli. Allora, cosa ci servirà? Prima cosa, bisogna andare a prendere un cucchiaino pulito e il nostro piccola ciotola. La metterò un po' così per farvi vedere. Ci andiamo a mettere esattamente uno e mezzo. Non ce ne deve servire molto. E poi lo metto a provare questo. Poi cosa ci servirà? Guarda un attimo all'interno. Ho messo la nostra fecola di patate. Esatto, sto registrando col telefono per tenere fermo. Utilizzo questo. Ma va bene. Ok. Aspettate un attimo. Se riesco a farvi vedere. Eccoli. Ti vedo anche una parte di me, però. Andiamo a versare un po' d'acqua. Ok. Va benissimo. Andiamo a versare un po' d'acqua. E poi andiamo a mescolare. Non ne serve tanta, vedete? Posso farla diventare un composto liquido. E ora, utilizzando un accendigas, andiamo ad accendere il gas. Mi metto un attimo in pausa nel frattempo perché non riesco a fare tutto nel... Ok, che bella prospettiva che ho qua. Allora, andiamo a mettere sui fornelli, come vedete il fuoco è acceso, e andiamo intanto a mescolare. Ci metterà veramente pochi secondi a evaporare. Infatti dopo pochi secondi possiamo vedere che si va a raggrumare. Già ora sarà intanto ad aggrumarsi. Ok, fatto. Questo è il mio composto che mi è venuto. E ora dobbiamo continuare a mescolare per un po' tempo che si raffreddi. Nel frattempo, vedete, questo l'ho fatto anche aggiungendosi. Aspettate un attimo che vi faccio vedere un po' meglio. Ecco, vedete? Continuiamo a mescolare, sempre con molta calma. Dopo un po' vediamo che incomincia a staccarsi. Comunque, poi farò un video quando sono in vacanza. Farò diversi video perché starò un mese giù in Sicilia. Esatto, un mese in Sicilia. Andrò a visitare tutta l'isola praticamente. Andrò con i miei cugini perché non lo so perché mi sono intromesso, faccio il terzo incomodo. Ora andiamo a mettere ancora un goccino di fecola di patate. Non troppo. Ecco, vediamo che fa un po' effetto. Possiamo andare a toccarlo. No, ci lascio un po' di farina perché è ovvio. Comunque, guardate. È morbidissimo. Non attaccare le mani e ora andiamo ad aggiungere anche questo qua, quello che ho già fatto prima. Ricordate, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, scrivete un commento qua sotto e niente, ci ciao gente!